Ciao a tutti. Oggi giocheremo la quarta parte del DLC. Siamo vicino al villaggio, come vedete, Rito's Village. Vedremo le localizzazioni dove si trovano i shrine e li cercheremo. Vi mostrerò le localizzazioni, ma anche come superare i shrine. Poi vedremo anche il boss finale. Allora, eccoci qua, in questa localizzazione, qua, ho trovato il primo shrine. Ok, probabilmente dobbiamo fare tutto con le frecce. Ce l'abbiamo fatta. Ecco il primo shrine. Dobbiamo scendere. The Four Winds. Facciamo esplodere quello. Oh. Abbiamo attivato anche questo qua. Ok, dobbiamo entrare qua. Poi colpire questo e abbiamo attivato ancora un'altra. Ok, abbiamo attivato anche questo qua, quindi possiamo salire su questa torre. Abbiamo attivato anche questo qua e adesso possiamo andare là sopra. E questa è la fine di questo shrine. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Adesso siamo a ricerca del secondo shrine.
Dobbiamo andare in questa localizzazione, località qua. Ecco qua. Troverete questo Masli. Dobbiamo aspettare. Allora, ecco qua il drago. Andiamo ad attaccare. Dobbiamo colpire sulle corna. Ed eccolo qua, il secondo shrine. Aim for stillness. Ok. Adesso dobbiamo mettere la bomba qua. Abbiamo superato anche questo ostacolo. Andiamo direttamente alla fine anche di questo shrine. Ed è finito anche il terzo shrine. Il secondo. Ok. Per il terzo shrine dobbiamo andare qui sulla mappa, su Herba Peak, allo shrine Goma Asa Shrine, e dobbiamo scendere questa parte della montagna. Andiamo. No. Bene. Finisce mai. Boh. Finalmente.
βρίσκεται ακόλο το αλτέρ του Shrine. Master the Orb. Sicuramente dovremo fare questa pala ad andare. Okay, probabilmente adesso no, devo aspettare fino alla fine. Dobbiamo aver fatto. Okay. E quindi spariamo là e abbiamo finito anche il terzo shrine ed è tutto per questo video, ci vediamo al prossimo, ciao.